Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere ed oggi affronteremo la palestra di Ponentopoli, capitanata dalla capopalestra Anemone. Esattamente, capopalestra di tipo volante che andremo ad affrontare, quindi ci sarà un bello scontro Ash versus Anemone, mentre il povero Amphitrite è un po' buggato, come vedete c'è il becco che rimane fermo, però se ci vado sopra poi si sbugga. È un po' glitchato, c'è il becco che rimane fermo e lui continua a muoversi. Comunque, detto ciò, la nostra squadra è questa. Abbiamo preso nello scorso video Krokorok, se ve lo siete persi andatelo a vedere perché è molto interessante. Ovviamente Krokorok con i suoi occhiali da sole che non gli verranno mai tolti. Abbiamo quindi Oshawott a livello 36, che stranamente è forse il membro più forte della nostra squadra attualmente. È davvero strano che sia Oshawott, Amphizant, Krokorok, Nivanni e Pinite, ovviamente l'immancabile Pikachu. Contro una palestra di tipo volante useremo ovviamente Oshawott che ha Georaggio, useremo Krokorok con Frana, indubbiamente, e in caso avremo poi un ruolo del supporto da parte di Amphizant, però penso di poter usare essenzialmente questi due Pokémon, facendo allenare un po' Krokorok. Detto ciò quindi, andiamo un po' ad esplorare questa città, mentre vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se state gradendo la serie, di commentare e facendomi sapere cosa ne pensate voi di Anemone come capopalestra e di Ponentopoli come città, e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti, oltre che appunto condividere questo video con tutte le persone che potrebbero essere interessate ad un videogioco di questo tipo. I'm waiting for a fair battle against Kyla, I want to budge until then. Ok, questo sta aspettando una lotta alla pari contro Kyla. I can't get Palpitoad out of the water, what do I do? Ma è qui, è fuori dall'acqua, questo dice che non riesce a tirare Palpitoad fuori dall'acqua, ma è lì, è fuori dall'acqua. Skyla fa battaglie aeree per risparmiare tempo. She just runs the outcome in her head. Ah, ok. Lei comunque già visualizza il risultato nella sua testa, credo sia questa la traduzione più o meno. Ok, basta repellente, grazie. Era ancora quello che avevamo usato nella cava pietra elettrica, cava pietra luce. I won my badge. I didn't even have to fight for it. Just had to do an air battle. Niente, non bisognava nemmeno combattere, bastava fare una battaglia aerea, così. I've been through Churchstone's Cave before. Sono passato attraverso appunto la cava pietra elettrica prima. Non è più pericolosa di una qualsiasi altra caverna. C'ha solamente anche con l'elettricità in mezzo, va bene? Mistron City, strewn with wind-blown leaves. Vediamo un po', ci sarà qualcuno che ci darà qualcosa qui in questa città, no? In questa Ponentopoli. Ecco qua, qui è dove appunto conservano i pacchi e dice che questa cosa qua non verrà mai spedita e ci dà questo Sharp Beak che aumenta le mosse di tipo volante, se non sbaglio, la potenza delle mosse di tipo volante. Qui abbiamo un ricorda mosse e un elimina mosse, quindi li abbiamo trovati anche in questa regione, sono qui a Ponentopoli. Allora, diamo un'occhiata anche al resto della città, qui sotto abbiamo fatto tutto, lì c'è la cava pietra elettrica dove siamo usciti. Qui sopra immagino ci sia la palestra, forse? No, si va nel percorso 7, si va avanti. Quindi andiamo a cercare invece la palestra. Allora, salve Mr. Fuji. Skyla è mia nipote. I used to be the gym leader before. Prima ero il capo palestra, prima di lei. Eccola lì Anemone, che sta parlando con Spighetto, tra l'altro. Ok. If a plane ever goes by get off the runway. Cosa? If a plane ever goes by get off the runway. Boh, vabbè, non ho capito quella frase, sinceramente. Questa ogni tanto il cargo appunto lascia cadere degli oggetti e lei li sta cercando. Raccattona proprio, raccattona al massimo livello. Allora, andiamo a parlare a loro due. Dato che mi sa che dovremmo sfidare appunto Spighetto. Mettendo avanti un attimo Pinite e parliamo. Salve. Oh, che buon tempismo, Glacial. Ho scoperto delle battaglie aeree di Skyla. Come capopalestra, I cannot stand the tactics she takes with challenger. Non posso sopportare le tattiche che appunto adotta con gli sfidanti. I challenged her myself over this but lost. Ho combattuto per questa cosa ma ho perso. Forse una battaglia con te potrebbe... maybe? Perhaps if you battle me, you can show her the same spirit you showed me. Ok, quindi se mi combatti potresti mostrarle lo stesso spirito, la stessa voglia di fare
che hai mostrato a me. It may get her to take you on for real. Potrebbe magari convincerla a darti una vera e propria sfida. Vai, combattiamo. Quanto pare Nemone è un po' svogliata, eh? Non vuole fare un cavolo questa Nemone, deve essere rimessa in riga. Allora, andiamo di Hit Crush contro il povero Pansage, che morirà in un colpo, ovviamente. Poi Stunfisk, tipo acqua terra, forse. Beh, in ogni caso mandiamo Livanni. Stunfisk dovremmo ancora catturarlo, effettivamente. Mi sembra che sia già disponibile da qualche parte per essere catturato, eh. Pescato, ovviamente. Però non l'abbiamo ancora beccato. Crustle, invece. Tipo coleottero roccia. Quindi è tutto tuo, Oshawott. Vai di Surf. Ma che danno che fa Oshawott? Appoggetto. Perfetto. Wow, that should show her. Fantastico, questo dovrebbe averglielo dimostrato. Ora che hai visto lo stile di battaglia di Glacial, non pensi che meriterebbe una chance di combatterti davvero? Lo ammetto, Glacial ha del talento, ci risponde Skyla, ovvero Anemone. Suppongo che potrei fare una battaglia reale con te. But I still expect to win based on my air battle prediction. Comunque mi aspetto che tu vinca in base alla mia predizione di questa battaglia aerea, air battle, battaglia in aria. Incontrami dentro quando sarai pronto. Ok, iniziamo a sfidare gli allenatori della palestra. Salve Guido, ormai sei storia passata. Andiamo a combattere contro di lei, abbiamo una lotta in doppio, quindi userei Krokorok e Oshawott. No, Krokorok e Unpheasant, sì. Oppure direttamente Oshawott, mettiamo Oshawott davanti, giustamente. Andiamo a dargli una super pozione così per curarlo. Anzi, a questo punto perché non tornare al centro Pokémon? Posso stare qui a farci 3000 seghe mentali, no? Cioè c'è il centro Pokémon di fianco. Via. Curiamo il nostro Oshawott e anche l'altro Pokémon che ha subito un po' di danni. E andiamo. Tra l'altro Ponentopoli è anche abbastanza piccola come città. Grosso della città è occupata dalla pista d'atterraggio dall'aeroporto. Soar into the skies, my babies. Fly away, my pretties. Eccolo qui, due avicoltori. Ted e Brady. Avrebbero dovuto chiamarli Ted e Marshall. Ok, contro Ducklett. Intimidate, bravo. Intimidisce un po'. E andiamo di Stone Edge. Ah, non colpisce tutte e due. Stone Edge non è frana? Stone Edge forse è pietra taglio? Ok. Andiamo poi allora di un semplice Ice Beam, anche se non sarà molto efficace. Retaliate vorrebbe imparare il buon Oshawott. Sarebbe Nemesis, giusto? Non è male. Però no. Considerando che il nostro Oshawott è anche un attaccante speciale. Oh, Zubat. Contro Zubat andrei di Crunch, così sono sicuro che muoia. Fatto. Roost. Ok, si ricarica, va bene. E ti tiro un altro Ice Beam. E poi ti tiro uno Stone Edge. E un Acqua Getto. Sigilyph, ok, contro Sigilyph andiamo ancora in Stone Edge e Ice Beam. Non abbiamo fatto tanto male Psicoraggio, tra l'altro. Bene, avete distrutto quell'abortone di Pokémon. Burned, crashed. Oshawott non si può evolvere, ormai lo sappiamo, ragazzi. Ormai sappiamo che è così. Allora, diamo una curatina ai nostri Pokémon. Andiamo di Super Potion su Oshawott e di pozione su Krokorok. No, perché non me l'ha messa? Su Krokorok, ok. Proseguiamo. Stay grounded.
Stay foolish, don't fall. Ecco, parte la sfida di Arnold e Chase. E hanno mandato Amphizant e Zubat. Ok, questa potrebbe essere interessante di lotta. Potrebbe essere anche abbastanza difficile. Vediamo un po' cosa ne esce. Allora, andiamo innanzitutto di Stone Edge. Sì, ok, Stone Edge è pietra taglio, non è frana. Dovremmo insegnargli frana. Anzi, andiamo di Sgranocchio su Zubat. Così sappiamo che crepa di sicuro. E gelo raggio su Amphizant. Ecco fatto, addio. Zubat. E gelo raggio su Amphizant, che comunque il suo danno lo fa. Poi andiamo di Stone Edge e ancora gelo raggio. Perfetto. Fall Play vorrebbe imparare il buon Krokorok. Vediamo cos'è. The higher the target's attack stat. Ok, è fortissimo. Togliamo di Sgranocchio. 95 di base power e in più fa danno maggiore più è elevato l'attacco del bersaglio. Togliamo di Sgranocchio. Perfetto. No, Shobat, non ti puoi evolvere. A questo punto però, fatemi mettere frana al posto di pietra taglio. Allora, vediamo se la trovo, vediamo se la trovo. Rock Slide, eccola, questa qua è frana. Perché pietra taglio, tra l'altro, ha 5 pp, cioè troppo poco. Troppo, troppo poco. Rinuncio a 25 di base power, non è un problema. Però datemi 15% di precisione in più, prima cosa. E la possibilità di colpire, tra l'altro, due persone, due bersagli in uno stesso turno, in una lotta in doppio. E anche 5 pp in più. Decisamente meglio. Ok, torniamo nella palestra di Anemone. E andiamo a sfidare quest'altro allenatore. Vai! Almost to the top, quasi in cima. Va bene. Vediamo un po' Cliff. Attento a non cadere dal cliff. Okay, tranquillo, abbassiamo pure l'attacco e poi andiamo di Rock Slide. E altre Rock Slide. Tra l'altro può anche fare tentennare. Niente male. Tranquillo di nuovo. Beh, lascerei ancora Krokorok. Andiamo ancora di Rock Slide. Feather Dance, già abbassa di molto l'attacco. Ma riusciamo comunque a portarcelo a casa. Di poco, ma siamo riusciti a portarcelo a casa. Ok, a questo punto andiamo a sfidare la capo palestra, Anemone. Eccoci qui. You hold enough promise. Poi sei abbastanza promettente. Ti converrà provare che la mia air battle sia sbagliata. Ok, andiamo ovviamente con Krokorok, Oshawott e Amphizant, in caso le cose vadano un po' male, per magari dare un pizzico di danno in più alla fine. Eccola qua, Anemone. Skyla. Che va nel campo Zubat. Ok, Zubat si prenderà subito un foul play in faccia. Tecnicamente l'attacco di Zubat non dovrebbe essere molto elevato, quindi vediamo che danno fa. Ok, questo mi ha fatto abbastanza male. Ma non è che la danno base si abbassa se l'attacco del bersaglio è basso? E aveva fatto pure colpo critico, ma che culo. Vai, Oshawott, è tutto tuo. Ice Beam. Perché mi sa che con Sgranocchio l'avremmo ucciso. Amphizant, tracciamo Oshawott. Niente, non l'ha congelato. Morirà Oshawott. Sì. Amphizant, andiamo. Amphizant contro Amphizant. Andiamo di aerossalto. Dovremmo essere più veloci noi e shottarlo. Buono. Ed ora è un 1 contro 1. Vediamo che Pokémon ha lei. A Swan. Ok. Andrei di aerossalto. Bola raggio. Fortunatamente non mi ha tolto metà vita. Andrei ancora di aerossalto. Hurricane mi shotta. Sì. Peccato, abbiamo perso anche contro Anemone.
Interessante che le sfide comunque contro il capo palestra in questa regione siano così, così ben tarate, perché questa non è una difficoltà difficile, è una difficoltà giusta. Bella, bella lì. Però a questo punto vorrei rimettermi sgranocchio, perché mi sa che Foul Play... Boh, non lo so, cioè, tecnicamente se viene indicato come danno base 95, quello è il danno base, non può diminuire. È strano, molto strano. Allora, proviamo a mandare in campo prima Oshawott, vediamo se la battaglia cambia. Vai, Oshawott, vai, entra. E a farlo combattere contro Zubat. Vai. Andiamo di Espim. Ok, reggiamo molto meglio. E però abbiamo flinchato. Però che culo che ha questa qua, eh. Doppio flinch. Vabbè, abbiamo perso un'altra volta, ragazzi. Qua però è sfortuna. Banale sfortuna. Doppio flinch. Questo sarebbe morto alla grande, eh. Sarebbe morto alla grandissima questo qui. Se non mi avesse fatto flinchare due volte. Andiamo di Crocroc. E andiamo di Foul Play. Niente, è flinchato un'altra volta. Vabbè, questa, ragazzi, non mi sento nemmeno di prenderla come sconfitta. Cioè, potessi ritirarmi lo farei dopo il doppio flinch di primo turno, eh. Perché muovo bene tutto, però, doppio flinch. Mi sembra un po' eccessivo. Vabbè, il mio Phazon si prende un po' di punti esperienza. Uccidiamo pure il suo pollo. Lei continua con questo Air Slash che fa davvero parecchio male. Ok, abbiamo perso ancora. Torniamo da lei di nuovo, sperando che non abbia ancora il culo di farci flinchare 350 volte nella stessa battaglia. D'altronde abbiamo i Pokémon più lenti di lei, quindi non ci possiamo fare nulla. Se il gioco decide che ci fa tentennare, dobbiamo starci. E fine. Vai, andiamo ancora con Oshawott, Crocoroc e Amphizant. Non voglio usare Pikachu, cioè usassi Pikachu sarebbe già, avremmo già vinto dalla prima botta. Però non voglio usare Pikachu a livello 70. Voglio riuscire a batterla con questi Pokémon qui. Allora, Ice Beam no, è un'ottima mossa, però non deve flinchare. Oh, finalmente. Vai, ancora Ice Beam. Ok, senza flinchare, questa è come sarebbe dovuto andare prima. Ok, Oshawott a livello 39. Amphizant contro Amphizant. Lascerei Oshawott, perché mi sa che con una... Era... Con un attacco non ci sciotta. Riusciamo comunque a tirargli un georaggio, appunto. E a questo punto andrei di Acqua Getto. Ah, ok, di poco non l'abbiamo ucciso. Va bene comunque. Va bene comunque, non è un problema. Perché adesso noi mandiamo Amphizant. E andiamo di attacco rapido. Vai. Livello 36 per Amphizant, vorrebbe imparare Detect, ma no, grazie. Ed infine Swanna. Lasciamo Amphizant. Full vita contro full vita. Andiamo di volo però, questa volta. Ah, mi colpisce anche in alto Hurricane, mi colpisce anche in volo. Ok. Qua allora devo usare un attacco rapido per portarlo in range di kill. Ah, ha fallito due volte Hurricane. Ok, questa volta è stata lei ad essere sfortunata. Vedete che se... Un pizzico di fortuna capita a noi, la stracciamo. Non ci credo. No, Shabat, non ti puoi evolvere. Addio. Non ci credo. Mi hai davvero sconfitta. Anche se la mia battaglia aerea ha detto che avresti dovuto perdere. Effettivamente abbiamo perso due volte. Penso che a questo punto le battaglie aeree non siano perfette. Ti sei guadagnato la medaglia Jet. E anche Acrobatics. Acrobazia molto buona. It does more damage if you are not holding any item. È molto buona, Acrobazia. Vediamo se mi dice qualcos'altro lei. From now on, I'm going to do traditional battles. That's the best way to judge a trainer. Giustamente, da ora in avanti, farò solamente battaglie tradizionali, non le sue aree battle del cavolo. Che sono il miglior modo per giudicare un allenatore. Quindi entriamo qui nel centro Pokémon, andiamo a curarci. Effettivamente abbiamo una squadra molto debole al tipo volante, eh. Cioè... Il fatto che Emolga ci abbia sciolto nella base, nella palestra con Kakuna
Camellia e il fatto che abbiamo perso due volte qui contro Anemone indica chiaramente il fatto che, non volendo utilizzare Pikachu, per carità, avessimo avuto un Pikachu ad un livello giusto, l'avrei utilizzato e probabilmente avremmo vinto tranquillamente qui contro Anemone. Però, non volendo utilizzare Pikachu, ciò dimostra che abbiamo una squadra abbastanza debole dal punto di vista del tipo volante. Perché abbiamo Livanni che è debolissima, 4 per praticamente. Pignite che è debole perché è tipo lotta. Phazant che non gli può fare nulla al tipo volante, completamente abbastanza useless. Avremo Krokorok e Oshawott, però ovviamente Oshawott è quello che è, e Krokorok finché non si evolve deve ancora un po' crescere, ecco. Ora però mandiamo avanti il nostro Pignite, che deve essere di livello, così come Livanni, e proseguiamo la nostra avventura lungo il percorso 7, dopo Ponentopoli. Eccoci qui, pronti? Allora, vediamo un po' chi c'è in giro. Salve. Have any game? Hai qualche gioco? Che senso? Vuoi Pokémon Rosso Fuoco? Simisear. Contro Pignite. Ok, andiamo di Rotolamento, che è super efficace. Ok, Sfuriate. Sfuriate dopo Fulmisguardo fa male, eh? Fanno parecchio male le sfuriatelle. Bella lì, livello 34 per Pignite. Big game, assolutamente sì. Diamo una curatina con la super pozione al buon Pignite. E andiamo a sfidare anche questo bulletto. Let's go. Parker, Peter? Attenzione, abbiamo Spider-Man sottomettiti spoglie qui. Cambiamo subito e mandiamo Livanni. E andiamo di Razorleaf. Dai, ha fallito. Ecco fatto, crepa. Scolipad. Contro Scolipad manderei invece Krokorok. Con un bel terremoto. Tac. È vero che non è molto, cioè non è super efficace perché è anche di tipo coleottero lui. Giusto, giusto. Avrei dovuto mandare Pignite senza troppi problemi. Shelmet. Contro Shelmet andiamo di Pignite. E vai di Lanciafiamme. E abbiamo battuto anche Peter Parker. Diamo una curatina ai nostri poveri Pokémon disintegrati dalla battaglia, che così direi che va più che bene. Proseguiamo. Allora, qui in questa erba c'è qualcosa. Ci sono due strumenti. E anche un Purloin, nuovo. Nuovo per noi, quindi prendiamolo subito. Ottimo, preso. Divius Pokémon, numero 509. Attenzione. Ah, è un fungus questo. Ok, è un fungus. Attenzione, quindi d'ora in avanti potrebbero esserci delle Pokéball che sono fungus. Ovviamente bruciamolo perché non si deve permettere di trarci in inganno. Altro che fuga. E poi abbiamo una KP Up. Ok. Proseguiamo allora. Qui c'è una casetta, vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Salve. The Mistral Tone Tower is nearby. I'm looking for an Emolga. Per Boldore? No, grazie. Ci ha detto che la Mistral Tone Tower è più vicina. Vediamo un po'. I could use some practice. Vai. Sfidiamo anche questa Picnic Girl. Root. Che va nel campo Mincino. Si prenderà una breccia in faccia, Mincino. Proprio così, via. Brick Break. No, Charm. Mi ha diminuito un botto l'attacco. Eppure mi ha fatto cadere in. Mi ha fatto innamorare sto cavolo di Mincino. Ole. Ho perso un po' di cose in questa battaglia, ma l'importante è aver ucciso sto coso. Ok, andiamo avanti. Altro allenatore. Niente, ci ha detto di andare via perché questa è la sua zona di battaglia. Pat.
Ok, Morga adesso lo bruciamo, gli tiro un bel hit crush. Ecco qua, crepa. Poi Sigilyph, contro Sigilyph manderei Krokorok. E andiamo di Fall Play. Si è aumentato un botto la difesa lui. Ancora Fall Play. E ancora Fall Play. Però non so ragazzi, non mi convince molto questo Fall Play. Mi consigliate Fall Play o Sgranocchio? Cioè, secondo voi, qual è meglio? Fall Play o Sgranocchio? Ditemelo nei commenti. Allora, continuiamo, vai. Battiamo anche lui. Hai sentito del torneo? Quale torneo? Ian, che manda in campo Tinamo. Tinamo lo possiamo disintegrare con Hit Crash, non c'è nessun problema. Poi Ducklet contro Ducklet. Mando Unfezant. E andiamo di aereo assalto. Ah, di pochissimo non è morto, peccato. Attacco rapido allora. Ed infine Tranquil. Contro Tranquil invece andiamo di Krokorok. E andiamo di Rock Slide. Anche Rock Slide toglie davvero poco rispetto a quello che mi aspettavo, eh. Forse conviene che gli rimetta Pietra Taglio. Boh, fatemi sapere nei commenti. Rock Slide o Pietra Taglio? E Fall Play o Sgranocchio? Fatemi sapere. Tanto prendiamoci anche questo strumento che è un fungus infame. Infame di un fungus. Andiamo di lanciafiamme. Ecco fatto. Poi diamo un'occhiata anche nell'erba un secondo. Mentre andiamo in quella casetta. Oh, Siwaddle. Verrà anche questo qui mangiato dall'etere oppure riuscirò a tenermelo per il Living Index? Vediamo un po'. Perché avevo già catturato un Siwaddle extra. Solo che è scomparso. Cioè letteralmente è scomparso. Non so dove possa essere finito. Quindi vediamo se anche questo subirà la stessa sorte oppure potrò averlo lì nel Living Index. Allora, tu sei un allenatore, vai, sfidiamoti. Don't think it will be easy. Mi sa che però di qua si va avanti. Mi sa che di qua si va avanti, vero Pedro? Che mi dici? Solosis. Andiamo di Hit Crash. Poi Axew. Contro Axew andiamo di Rivanni. Deve farsi un livellino, eh. E penso che Xyzor possa essere buono, appunto. Lovely? Lovely, lovely duo. Salve vecchietta. The legendary Pokémon Tornadus and Tundurus have been fighting for ages. Landorus always has to stop them. Ok, ci hanno fornito un'informazione di lore. Tornadus e Tundurus che combattevano sempre tra di loro, mentre Landorus che andava a calmarli. Tra l'altro, li ho catturati tutti e tre in uno degli scorsi episodi, eh. Se ve lo siete persi, andatevelo a recuperare. Trovate la playlist sia nel primo commento che in descrizione. Pinit livello 36 vorrebbe imparare Assurance. Cos'è garanzia? Allora, non sarebbe male garanzia. Al posto di rollout, togliamoglielo. Semipur, dovrebbe essere quella tipo acqua, quindi mandiamo i vanni. Dovrebbe essere la scimmietta la scimmia di tipo acqua, quella evoluta. Eccolo lì. Che a me fa stranissimo quel Pokémon, è davvero tanto strano. Scold, non mi fa nulla, perfetto, andiamo di Xyzor. E addio. Livello 35 per Livanni. Tranquil. Contro Tranquil, chi mandiamo? Mandiamo ancora Krokorok.
e sta anche per salire a livello 37. Vai di Rock Slide. No, ha fallito e adesso buonanotte con l'attacco droppato non farà nulla. Ah però, l'ha fatto flinciare. Taunt di nuovo, vabbè, mi interessa di Taunt, tanto ti sto già disintegrando. E abbiamo battuto anche questa ragazza. Pignit non si può evolvere. Ormai lo sappiamo. Allora, prima di continuare da questa parte, che mi sa che è da dove si continua proprio, andiamo a prendere questo strumento però. Mi sa che qua è da dove si va avanti, eh. Quindi... Conviene andare prima a fare la torre. Conviene tanto prima andare a fare la torre. Oddio, cos'è questo posto? No, non ho aspettato un secondo, va. Torniamo indietro. Torniamo indietro, andiamo alla torre. Un Lampent, ok. Sarà possibile magari catturare anche la sua pre-evoluzione o la sua... evoluzione qui, vediamo un po'. Tanto ora dobbiamo tornare alla torre, quindi un po' di erba alta la facciamo. Oh, Watchog! Questo è nuovo. Abbiamo già Patrat o Patrat, che si voglia. E andiamo a prenderlo con una Quick Ball, così da completare anche questa linea evolutiva. La linea evolutiva che ci manca tanto adesso sarebbe quella di Lillipup. Non abbiamo né Herdier né Stoutland. Perfetto. Aggiunto al Pokédex. Allora, qui abbiamo la torre giusto qui sopra, sì. La Mistral Tone Tower. Però la Mistral Tone Tower la faremo nel prossimo episodio, perché questo ormai è andato abbastanza per le lunghe. Siamo oltre la mezz'ora. Direi che è stato abbastanza pieno delle sconfitte da parte mia contro Anemone, più che altro, si è riempito di quello. Però è stato comunque un episodio significativo a modo suo. Abbiamo esplorato Ponentopoli, abbiamo battuto Anemone e abbiamo iniziato ad esplorare quel percorso di sopra che sembra abbastanza grosso in realtà. Nel prossimo episodio andremo direttamente a fare la Mistral Tone Tower e andremo anche a vedere cosa c'è in quell'altra zona che abbiamo visto piena di gente, per poi continuare verso la prossima città. Nel frattempo, per ora, fatemi mettere in ordine questi Pokémon. Quindi tu sei il 509, vai. Tu mi vai qui, al posto di questo Patrat, che... potrei a questo punto andare a liberare. Release. Yes. Mentre tu si Waddle, mi vai qui. Dovresti essere il 540, esatto, sì. Ok, qualcosina abbiamo catturato anche in questo episodio, dai. Non è andato male. Abbiamo il Purloin, abbiamo il Watchog. Poteva andare peggio, dai, poteva andare peggio. E piano piano si continua a evidenziare, si continua a riempire il nostro Living Dex. Motivo probabilmente principale per cui sto continuando a giocare a Fire Rush, perché è davvero figo avere tutti questi Pokémon. Quindi, tiriamo un save. Ecco qua. E io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Anemone, di Ponentopoli e del fatto che ho perso due volte contro Anemone e una volta contro Camellia. Mi piace che abbiano rialzato un pochettino la difficoltà dei capi palestra, perché nelle scorse regioni, se vi ricordate, i capi palestra, specialmente all'inizio, ma anche alla fine, a dire la verità, erano delle bazzecole, cioè era davvero facilissimo batterli. A momenti nemmeno si andava a curare i Pokémon, se li faceva tutti con un solo Pokémon. Ho gradito il fatto che abbiano rialzato un pochettino la sfida. E iscrivetevi al canale, ovviamente, per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!